Professor Mori, parlando di questa legge, il decreto Calabrò che è in discussione alla Camera, qual è il significato di questa legge e che cosa comporta poi l'approvazione di una legge di questo tipo per i cittadini? Questo è un problema complicato dal punto di vista culturale. Questa legge potrebbe avere un significato molto brutto di restringimento delle autonomie. Cioè, come è capitato con la legge 40, una delle effetti più brutti, il significato più brutto dal punto di vista culturale della legge 40 è che ha bloccato il dibattito culturale sulla fecondazione assistita come opportunità per le donne. Qualcosa di analogo potrebbe capitare anche con questa legge, che blocca il significato dell'autodeterminazione per le persone e per i cittadini. Questo sarebbe un gravissimo vulnus, perché dietro l'espressione apparentemente innocua di alleanza terapeutica si cela l'idea che i cittadini non sono liberi di decidere su cosa fare sul proprio corpo. Grazie.